l'hanno spostato, c'è una delibera provvisoria dovuta da Covid, ok? Quindi è provvisorio, non è definitivo. Quella è un'area che l'hanno dovuta fare per darvi l'opportunità di poter lavorare, visto che non avevano trovato le alternative nel mercato precedente. Per quello che si capisce, andremo a verificare la delibera con l'avvocato e vedere poi, nel momento che il Covid finisce, si dovrebbe ritornare di nuovo nell'area dove sono state raccolte le firme. Adesso il problema qual è? Il problema che abbiamo espresso maggiormente è quello che si ritiene che anche in un mercato provvisorio si va con la storicità, per non creare precedenti sia su Ventimiglia, scusate, su Imperia, Ventimiglia, Sanremo. Ma la cosa più grave che siamo preoccupati è a Genova, perché se questa questione la impugna qualche comune a Genova, Genova si parla di mercati di 400 famiglie, 500 famiglie come bimbi, qui c'è rischi sociali enormi, ma ci si salta anche quello che è veramente la storicità e il lavoro di una persona, perché se una famiglia ha investito 70.000 euro, 50.000 euro comprando quel posto perché gli permetteva di poter mantenere i suoi tre figli, perché aveva un mutuo da pagare, all'improvviso si ritrova che invece viene sbarcato in una riqualificazione dietro un angolo, come la mantiene questa famiglia? Questa è la cosa grave che bisogna cercare di trovare l'equilibrio come da regolamento regionale. Sta scendendo il sindaco proprio per fare questo tipo di dichiarazione e ringraziandolo perché ha acquisito questo.